Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi di voi in casa ha almeno una di queste bambole? Scommetto che ognuno di voi ne avrà almeno una. Infatti, questo tipo di bambole andava molto di moda nei tempi passati, sia per collezione e sia come idea regalo. Questa bambola non ha mai dato problemi, ma ce ne sono alcune che si sono fatte riconoscere da subito. Esatto, stiamo parlando di bambole possedute. Se di bambole possedute stiamo parlando, non possiamo non citare Annabelle, la classica bambola posseduta, la quale ha ispirato molti film come Annabelle, appunto, o The Conjuring. Non è la sola ad avere una storia sinistra o avere la fama di essere posseduta. Infatti oggi non voglio parlarvi di Annabelle, ma voglio parlarvi di Ruby. Ruby è una bambolina che ha appunto la fama di essere infestata, ma non da uno spirito malvagio. Oggi vedremo insieme la sua storia. Questa storia comincia quando una donna di nome Megan trova nella vecchia mansarda della casa dei genitori una bambola. Megan sapeva dell'esistenza della bambola e tutti la ricordavano con il nome di Ruby. La bambola fu più volte motivo di contesa tra i parenti. Ognuno di loro voleva sbarazzarsene e si litigava spesso a causa della bambola. Vi domanderete perché non gettarla o venderla? Perché tutti erano convinti che la bambola fosse in realtà posseduta da uno spirito vendicativo legato alla famiglia e se avessero tentato di liberarsene avrebbero scatenato le sue ire. A Megan era sempre stato spiegato che Ruby apparteneva alla famiglia, ma che aveva una storia molto complicata, al punto che neanche seppellendola o eseguendo un esorcismo si sarebbero liberati da questa entità che la governa. La bambola apparteneva a una parente paterna di Megan, che morì da bambina a causa della tubercolosi. Alla ragazza veniva sempre raccontato che la povera bambina morì tenendo in braccio Ruby. È che probabilmente lo spirito della bambina si è trasferito all'interno della bambola per continuare a vivere e a restare con i familiari. Da piccola Megan chiese alla madre di tenere la bambola e giocarci, ma lei glielo negò categoricamente, dicendole che il suo posto era in soffitta e che non doveva essere disturbata per alcun motivo. La madre raccontava che la famiglia aveva deciso di nasconderla lì perché la bambola terrorizzava chiunque le stesse vicino, facendo accadere cose molto strane come mal di testa, stanchezza, nausea e addirittura allergie. Inoltre, la cosa più spaventosa era che chiunque la toccasse o ci giocasse per qualche minuto, finiva per ammalarsi con febbre alta nel giro di qualche giorno. La famiglia di Megan era molto religiosa e superstiziosa e quindi si affidò a un medium negli anni 60 per scacciare l'entità che infestava la bambola, ma al posto di un miglioramento ottennero tutto il contrario. Ruby, sballottata da una casa all'altra, portava con sé malesseri, malattie e sfortuna. Vicino a lei accadevano anche fenomeni paranormali di levitazione, rumori nelle pareti, strani lamenti nella notte, pianti e sensazioni di essere spiati. Megan conosceva bene Greg Newkirk e Dana Matthews, così ha deciso di portargli la bambola chiedendogli di investigare su Ruby. È stata una sua decisione quella di donarla al Museo del Paranormale della coppia. Inizialmente Ruby, nella sua nuova sede, non ha mostrato nulla di speciale e si è pensato che attorno a lei erano stati montati dei racconti basati su coincidenze o false credenze, ma gli effetti del contatto con la bambola piano piano si sono scoperti. Chiunque entrava in contatto con Ruby, pur non manifestando alcun malessere o malattia in particolare, iniziava a comportarsi in modo strano sin dai primi minuti. Quasi la metà delle persone che hanno preso in braccio Ruby sono state sopraffatte da sentimenti materni, quasi come se in braccio avessero un bambino vero. Alcuni addirittura hanno versato lacrime a causa di un travolgente improvviso affetto per lei. Anche Greg e Dana sono convinti che l'entità che risiede dentro Ruby non sia malvagia, ma nonostante i vestiti macchiati e il suo volto ingrinato, Ruby non ha mai fatto nulla di particolarmente spaventoso. Ha fatto provare emozioni di pena e di amore materno.
Una delle testimonianze più celebri riguardo a Ruby giunge da Lisa Taylor Horton, autrice e organizzatrice della Haunted America Conference. La donna scattò molte fotografie ad oggetti considerati infestati e tra queste ne fece una a Ruby. Riguardando la fotografia si accorse che la bambola sorrideva. Ci troviamo al vostro turno. Cosa ne pensate di questa storia? Vorreste stringere la bambola Ruby tra le vostre braccia? Scrivetemelo in un commento qui sotto. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se i miei video vi piacciono e condividete anche il video per farlo vedere a più persone possibile. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.